a tutti, benvenuti amici di Mountain Bike Ticino e tratteremo la regolazione della pedivella. Quando magari abbiamo un leggero gioco alla pedivella che fa rumori un po' anomali, abbiamo controllato che non è la catena, che magari non ci sono altri giochi e ci accorgiamo che c'è la pedivella che ha un leggero gioco, dunque questo potrebbe darci fastidio durante la nostra pedalata. Vedremo come regolarla. La bicicletta in questione è una Specialized, una Kenevo Expert del 2018. Allora, incominceremo con lo smontare la pedivella. La Specialized ha un sistema di smontaggio automatico, non c'è bisogno di nessun attrezzo speciale. Dunque, smonteremo con una Imbus dell'8. Inizia a sforzare e poi ad un tratto si sblocca da solo ed esce. Dopodiché dobbiamo tirar via la nostra guida. Faremo sì che la catena si allenti. Dopodiché con la Imbus del 4 la lasciamo cadere piano piano. Si smonta con una chiave apposta. Si inserisce all'interno, vedete, è dentata. Dovrebbe essere una BB, allora la T18, BB T18, si trova da Park Tools. Adesso io l'ho già smollato prima, però si prende con la chiave, tac. Molto semplice, si tira fuori, magari mettiamole tutte in fila così almeno non perdiamo la sequenza. Ecco qua, abbiamo inserito il nostro estrattore. Piano piano. Ecco, intanto si sgancia, lo estraiamo piano piano e siamo a posto. Puliamo bene, facciamo un breve controllo, sentiamo un po' come gira, gira molto bene, non riscontriamo nessun gioco, perfetto. Quello che volevo dirvi, già ci siete, intanto smontando, tirando fuori la corona, è un attimo, si può controllare il vostro paraolio qui per vedere lo stato in cui è. Questo è un aspetto molto importante perché protegge comunque dall'acqua, ok? Allora, con una spazzetta il rame per non rovinare il filetto, adesso una bella pulita, c'è un po' di leggera ruggine qui, voilà, tutto pulito. Approfittate di dare una pulita alla vostra corona, dentro, verso la parte interna e la parte esterna. Bene, dopo aver pulito la corona, guardiamo la situazione dei denti, vediamo che sono belli aguzzi, taglienti, dunque questa corona è ancora perfetta. Prossimo procedimento che dobbiamo fare, ingrassiamo tutto bene, così almeno la prossima volta che tireremo giù la corona non sarà troppo dura.
Mettiamo su un grasso di buona qualità, un pochettino anche sulla base della nostra, dove appoggeremo la corona, non troppo, cioè una quantità comunque spalmata bene da tutte le parti in modo omogeneo, ma non neanche in quantità eccessive. Quello che è importante in questo taglio, in questa fenditura che c'è qua, ecco, lì dobbiamo caricare dentro bene, e questo farà una protezione, perché da lì è un problema, si infiltra l'acqua. Con questo piccolo sistema si può ovviare il problema. Voilà, ecco fatto. Mettiamo la nostra corona. Vediamo che perfetto. Mettiamo la nostra ghiera che puliremo. Si deve portare grassi e sporcizie superflue, vedete, tutta bella pulita. Prendiamo la nostra chiave speciale. Non serve tirarla tantissimissimo, mi raccomando, magari mette sulla catena che la tiene ferma. Una volta che è arrivata, che sentite che è tirata bene, lasciate pure, ok? Questo comunque non si smolla, montiamo la nostra guida. Non tiriamola eccessivamente. Ok? Dopodiché manca la nostra pedaliera. Qui sempre l'innesto, lo avvitiamo, poi stringe un altro normalissimo bullone. Possiamo fare un breve controllo e vediamo che non ha più gioco. Smolliamo il nostro tendicatena. Vediamo, non torna indietro. Dunque, la pedivella gira libera, sarà ingrassata, protetta dall'acqua. Il video tecnico è finito. Abbiamo visto allora che è un lavoretto abbastanza veloce, ci può togliere da vari fa piccoli fastidi, rumorini, la protezione, abbiamo visto, di infiltrazione dell'acqua mettendo il grasso nel perno centrale. Vi consiglio di fare questo lavorettino ogni 6 mesi, dipende un po' l'utilizzo che ne fate, però una manutenzione regolare è sempre la cosa ottimale. Se vi è piaciuto, mettete like.